con la gara aerea di velocità sul circuito del Lido si è concluso il terzo raduno del Littorio. Il giovane pilota tedesco Dietrich, vincitore del Giro della Germania del 1934 e che già nelle prove preliminari e tecniche di volo aveva ampiamente dimostrato le grandi possibilità del suo potente e veloce bimotore da Gran Turismo, numero 82, espressamente preparato per questa gara in base ai requisiti voluti dal regolamento, si aggiudicava la vittoria compiendo i 10 giri del circuito pari a 572 km alla media di oltre 315 km orari, nonostante la coraggiosa difesa dei valorosi piloti italiani, tra i quali non mancava una campionessa, la marchesa Carina Negrone. La gara, ostacolata dal maltempo, è stata infine interrotta per l'aggravarsi delle condizioni atmosferiche.